È una situazione che ha visto dei cali del fatturato che vanno dal 100% all'80%, quindi economicamente sicuramente molto complicata. Se vogliamo guardare un lato positivo, questa situazione sta mettendo tutti i professionisti del settore di fronte al fatto che è necessario operare anche sui canali digitali, che in questo momento sostanzialmente sono gli unici che sono rimasti aperti. La rubrica che inauguriamo con voi si chiama Capitani Coraggiosi. Dal vostro punto di vista, sul territorio reggiano ce ne sono al momento di capitani d'azienda coraggiosi? Direi davvero tutti, nel senso che in questi giorni siamo in linea con i nostri associati, con gli imprenditori che lavorano nell'ambito alimentare e con anche i dipendenti, non dimentichiamoli, che hanno tenuto aperto mantenendo un servizio. Siamo in contatto con realtà anche più piccole che si stanno organizzando, si sono organizzate per le consegne a domicilio. Io credo davvero che ancora una volta le partite IVA abbiano dimostrato una grande dinamicità, una grande passione per il loro lavoro. E la voglia davvero di non mollare mai, anche quando tutto sembrerebbe remare contro. Quindi davvero, secondo me, questa categoria ha bisogno di aiuti, anche perché davvero si sta dimostrando una categoria che risponde in maniera davvero coraggiosa a questo momento ed è una categoria che comunque ha un peso economico importante anche a livello locale. Proprio per l'importanza della ricaduta economica di queste attività sul territorio, ribadiamo ancora una volta quanto sia importante comprare o cercare di comprare a chilometro zero. Sì, noi lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Abbiamo dato visibilità a un'iniziativa che è partita da alcuni volontari che si chiama Vicino e Sicuro, dove le attività possono iscriversi gratuitamente per segnalare il tipo di servizio ed essere contattati. Io voglio pensare che una volta che si riaprirà ci sarà di nuovo una vivacità, proprio perché in questo momento in tanti si sono resi conto di quanto sia bello anche poter vivere la propria città e i negozi di vicinato. Chiudiamo l'intervista con tre parole positive per pensare al futuro dal punto di vista della sua attività. Non sentirsi soli, perché in questo momento l'associazione c'è ed è vicino a quella che è la realtà dei fatti e alle difficoltà che ci sono. Pensare di cogliere questo momento come una criticità e farla diventare un'opportunità per il futuro, non appena ci sarà la possibilità di ripartire. Per cui, se dovessimo usare tre parole, non mollare, guardare il futuro insieme.